Quale figlio preferisci? Me oppure Mari? Voi non lo sapete, ma c'è un altro figlio. Eccolo! Salve ragazzi e benvenuti con un video molto speciale, perché questo ragazzi è lo speciale per i 400.000 iscritti. Ebbene sì, finalmente è arrivato, meglio tardi che mai. Preparatevi ragazzi, perché questo sarà davvero un video incredibile. Fatemi vedere che ci siete ragazzi e vediamo di raggiungere i 40.000 mi piace. Ebbene sì, 40.000 ragazzi. Vediamo un po' tutte queste 400.000 persone. Quindi ragazzi, raggiungiamo i 40.000 mi piace per questo video, perché davvero se li merita e sarei felicissimo. Quindi vi invito a lasciare tanti mi piace e tanti commenti qui sotto, perché in questo video ragazzi, beh, non ci sarò solo io, non ci sarà solo mia sorella, ma ci sarà anche mia madre. Per la prima volta risponderò a delle domande in un video, ma non a delle domande normali, perché ragazzi, allora le farò tre domande io, tre domande mia sorella e tre domande saranno scelte da voi. Quindi preparatevi ragazzi, prendete i popcorn, perché questo video sarà assolutamente qualcosa di incredibile. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace perché ci terrei tantissimo. Detto questo, mettetevi comodi e godetevi il video. Ebbene ragazzi, siete pronti? Allora, direi che è arrivato il momento di chiamare qualcuno qui, altrimenti devo farlo da solo questo video. Mari! Mamma! Ah, mamma al centro e tu qua. Senza spaccare tutto. Perfetto! Perfetto ragazzi, allora eccoci qui con la Golden Mamma, che non parla, vabbè, dovresti dire ciao in questo momento. Ciao, ciao a tutti. Poi c'è Golden Mari dopo tanto tempo. Ciao, sono tornata. Era ora. Bene ragazzi, allora come funzionerà? Tu lo sai già, mamma? No, no, lei non sa un cazzo. Praticamente le farò tre domande io, tre domande Mari, e tre domande saranno scelte da voi ragazzi, dei fan. Quindi direi di partire con le tre domande dei fan e poi faremo a turni io e te. Quindi cominciamo con la prima domanda. Ti fa piacere che Golden Jump, ovvero Giampaolo, tuo figlio, se non lo sai, fai video? Ok, immagino sia un sì. Oppure devo prenderlo come aspetta, un insulto. Aspetta, aspetta. Allora, sì, mi fa molto piacere, però lo vedo poco perché lui... Va bene, prossima domanda. Allora, come ci si sente ad avere un figlio youtuber? È bello, bello, perché mi sento nel mondo dei bambini. Perché tutti i bambini sono bambini. Io sono un ragazzo, bambino cosa? Per me siete bambini, fino a 20 anni okay, siete bambini. Se sbagli una terza domanda, mamma, te ne vai a casa e le domande le facciamo a Mari. Allora, hai mai pensato di scambiare tuo figlio con un altro? Ecco, occhio alla risposta per questa domanda, perché se no sono cavoli. Quasi mai. Quasi? Che vuol dire quasi? Io mi aspettavo un no secco, no, veramente. No, veramente io non scambierei mai i miei figli con qualcun altro, però... Io, cioè, Maria Chiara, stato... la scambierei con qualcun altro. In realtà non te l'ha mai detto, poi... ma sei stato adottato. Ecco, adesso sei lo sai. Sei stato adottato perché ce n'era un altro adesso, che ha scambiato, poi è andata male. Per caso mi somigliate. Guarda. Ragazzi, adesso le mando via, faccio il video da solo. Guarda un po'. Faccio il video da solo. Ok, allora... cominciamo con le nostre domande a Vai. Questo punto. Quindi parti tu. Poi comincio io o te? Tu. Vado io con la prima domanda. Mamma, preparati perché saranno sempre più difficili. Aspetta, allora, prima domanda, domanda numero uno. Domanda semplice e molto veloce a cui rispondere. Quale figlio preferisci? Me oppure Mari? Beh, ecco, ragazzi, ovvio Dai, che giusto. La risposta sono io. La risposta è chiara. Come Maria Chiara, giusto? Voi non lo sapete, ma c'è un altro figlio. Eccolo! Che io preferisco fra tutti. Eccolo! No! Lui non chiede mai niente. Da baci a abbracci. Sì, fa certe cagate per casa, però... È vero, soprattutto di notte. Bene, Mari, tocca a te. Chi ha parlato per primo dei tuoi figli? Lo sapevo che metteva questa, è scontata. Mia sorella è scontata. Allora, sì, perché dobbiamo prendere la prima parola che hai detto. Allora, Maria Chiara a 6 mesi ha detto mamma. A 6 mesi e io poi invece? Papà. Tu a 8.
Però ho detto una parola più bella. Hai detto realmente. Io a 8 avevo già detto una frase. Una frase, no. Tu ti mettevi sotto al lavandino e dicevi cucqua, cucqua. Volevi l'acqua? Cucqua. Chiedevi già 8 mesi. No, e papà poi... o mamma. No. Si sarà ecco sbagliato. Allora, prossima domanda. Allora, quale figlio dei due si comportava meglio da piccolino? Anche questa è Chiara. Non c'è dubbio. Maria Chiara. Perché era la tua vittima predestinata. Ogni giorno gli staccavi una dose di capelli. Questo è un testamento che ti lascerò. No, un... Maria, io esco. Ma io ti voglio bene. C'è il cane al posto mio, eccolo qua. Ciao, ciao Giampaolo. Io me ne vado, ciao. Ciao. Dai, dai, continuiamo noi tre su. Sì, allora. Mari, ma ti è caduta una cosa, Mari, ti è caduta una cosa. Oh! Ah, adesso si spiega tutto. Adesso ti stacco i capelli che mi hai tutto. No, e poi Maria Chiara, diciamo che ti cedeva sempre sì, i tuoi giocattoli, anche perché se non lo avesse fatto, ero tu. Pelata ormai. Vai con la tua domanda, con la tua Maria, seconda domanda. Allora, chi era il più capriccioso dei due e qual è il capriccio più assurdo che ti ha chiesto? Che ti ha chiesto tu che gli hai chiesto? Allora, questa la devo raccontare. Chi è il più capriccioso intanto? Indovina. Mari, perché fai tutti questi capricci? Allora, Giampaolo fino all'età di 3 anni è potuto venire ai supermercati con me. Dopodiché, fino ad oggi, non c'è più voluto. Perché, non c'è mai perché lui inchiodava proprio alla corsia dei giocattoli e non si muoveva più. Vabbè. E quindi lo dovevo portare sulle spalle. No. Vabbè, ragazzi, è giusto lottare per ciò che si vuole, no? Passiamo all'ultima mia domanda, preparati, perché questa è veramente molto difficile. Se io e Mari cadessimo in un burrone e tu avresti la possibilità di salvare uno dei due, chi salveresti? Seriamente? Sì, serio. No, mi butterei giù per non prendere la decisione. Cadiamo tutti! Quindi moriamo tutti! Decibel. Vai con l'altra. In realtà, ecco, giustamente, chi puzzava più dei due? Questa. Cioè, vi rendete conto? Lei fa queste domande di merda in tutti perché i sensi. So in perfettamente tutti... qual è la risposta. Allora, no, e invece qui vi stupirò. Perché le cacchine era più puzzolente. No. Beh, racconta, sì, voglio sapere. Non la mettere questo, dai. Faccio un'altra domanda. No. Sentiamo, adesso voglio proprio sentire il microfono. Ha mangiato sempre tantissime verdure. Ecco, ragazzi. E quindi, vabbè, per non parlare delle sue scuregge, però dai, dobbiamo lasciare. Morale della favola, ragazzi, non mangiate le verdure. Non mangiate le verdure. Ok, ragazzi, siamo giunti anche oggi al termine di questo speciale dei 400.000. Posso fare una domanda? Iscritti, che domanda devi fare? Allora, no, voglio chiedere a voi due se aveste la possibilità di cambiare mamma. A voglia a te! A voglia, stare a cambiare giorno per giorno, mamma! Ah, in quel senso, bello, bravo! Non ho capito. No, quando dice, capisci tu? Dice che io so cambiare, non cambiare, sostituire. No, sostituire, impacchettare, via, tu ciao! Non hai capito? Il pacchetto è polinesi! Ecco! Bene. Va bene, comunque sia, ragazzi. Okay. Può bastare così per questo video, spero davvero che questo speciale vi sia piaciuto. Vediamo quindi di raggiungere, come dicevo prima, i 40.000 like. Incredibile! Oh, ti sostituisce Mari, prima o poi fare video con mamma e mamma. Meno male. Guarda che gli scherzi non sono mai finiti per te. Quindi ragazzi, sotto a mettere pollicione in su e raggiungiamo questi 400.000. Basta. 400.000 mi piace. No, sono un po' troppo. Questi 40.000 mi piace. Uno per ognuno. Anche perché, ragazzi, il prossimo speciale, beh, è quello per mezzo. Tu dovevi dirlo. Mezzo milione di iscritti. Quindi, ragazzi, cazzo. Sotto a spolliciare, sotto a lasciare commenti scrivendomi che cosa ne pensate di me, di Golden Mamma e di questa pazza qua.
Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video, per non perdervi i prossimi speciali. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, trovate il link in cima alla descrizione. Ok, detto questo, noi possiamo concludere assolutamente. Ciao a tutti. Ho finito un cazzo di spalmo proprio i pezzi di speciale 300.000 iscritti. 3, 2, 1, via! Ok, da questo momento parte la sfida. Sei no, se non te lo sento!